Sfruttiamo come sempre delle frasi minime e molto semplici che servono un po' per riassunto di tutte le regole che ci siamo dati fino ad adesso. Mettiamo: il cane nero corre velocemente. Il cane nero corre velocemente. Noi sappiamo che tutte le frasi hanno un soggetto. Vicino ai soggetti ci possono essere degli aggettivi o dei nomi. Se sono aggettivi sappiamo già che li chiamiamo attributi. Tutte le frasi obbligatoriamente devono avere un verbo, se no non sono frasi. E le frasi possono anche finire lì. Poi posso mettere delle altre cose, perché mi piace aumentare bene il significato della mia frase, e aggiungo delle espansioni, le chiamiamo così. Queste espansioni si chiamano complementi. Qui ho aggiunto un complemento un po' particolare, perché velocemente non è introdotto da niente. Introdurre vuol dire introdurre, vedete che c'è anche il prefisso, non nella parola, vuol dire far entrare da qualche parte. Quindi cos'è che mi fa scusate, entrare il complemento nella frase? O niente, o un articolo, o una preposizione. Non ho altre possibilità. Qui non ho un bel niente, tra corre e velocemente non c'è niente. Velocemente, tra l'altro, è anche un avverbio, sono facili da riconoscere quelli che finiscono in mente. Non potendo essere un aggettivo non è un attributo, non potendo essere un nome non è una posizione, non potendo essere un verbo non è un predicato, il soggetto l'abbiamo già trovato e quindi deve per forza essere un complemento. Andate sempre per esclusione. Questo è un complemento avverbiale, in questo caso qua, perché è un avverbio. Se io cambio complemento, adesso non ho la spugna, aspettate che prendo la spugna. Se io cambio complemento, posso introdurlo da una farlo precedere da una preposizione. Proviamo, non lo so, il cane corre nella piazza. Vale il ragionamento che abbiamo fatto prima, sempre un complemento è per esclusione, come sempre, ma questa volta qua o quello. Quello è una preposizione, che sia semplice o articolata non ci interessa, sempre preposizione è. Se è introdotto da una preposizione, sarà comunque sempre un complemento, ma lo abbiamo classificato come complemento indiretto. Indiretto. Perché? Perché c'è una preposizione semplice o articolata che lo introduce, indiretto. Ricordatevi anche i suoni delle parole, a volte aiutano. Terzo caso, ed è quello che introduce quello che dovremmo dire fra poco. Un complemento può essere anche appiccicato direttamente al verbo oppure introdotto non da una preposizione ma da un articolo. Ed è il terzo caso. Niente, avverbiale, indiretto. Ok? Qui abbiamo una preposizione, proviamo a vedere se questa frase qua, e attenzione, non è detto che si possa fare, non tutte le frasi, poi vediamo bene perché. Proviamo a vedere se questa frase può contenere un complemento diretto. Abbiamo il verbo correre. Per introdurre un complemento diretto è necessario uno di quei verbi che noi abbiamo classificato come transitivi. I verbi transitivi sono quelli che rispondono alla domanda chi che cosa. Il cane corre che cosa? Al massimo ci potrebbe stare il cane corre
una corsa veloce, mettiamolo. Il cane corre una corsa. È una frase un po' strana, non si usa tanto, anche perché correre è intransitivo, però se proprio voglio fare il poeta lo posso anche dire. Qua ho forzato un pochettino la frase e ci arriviamo. Vedete che in questo caso qua una corsa è introdotto da una. Una è un articolo indeterminativo, non ci interessa se è determinativo o indeterminativo, ma sempre un articolo è, e questo è il terzo caso di complemento diretto, perché si appiccica direttamente al verbo senza la preposizione. Non c'è la preposizione che lo appiccica. Attenti, perché io ho fatto un po' una forzatura, come vi ho detto, questo è un verbo intransitivo e quindi la frase regge perché l'abbiamo fatta reggere ed è anche simpatica, ma per avere un vero complemento diretto il verbo deve essere transitivo. Transitivo vuol dire che risponde alla domanda chi che cosa. I verbi transitivi, se qualcuno se lo ricorda, servivano proprio per fare quel giochetto della trasformazione delle frasi da attive a passive. Se un verbo è intransitivo, invece, non funziona. Perché? Perché se io sono andato al mare, non posso farlo passivo, perché andare che cosa? Andare, vedete che non regge quel complemento lì. Ecco perché non poteva essere fatto passivo. Alcuni verbi possono anche, se sono intransitivi, possono anche reggere un complemento diretto, ma è una cosa rara. Noi adesso ci concentriamo bene solo e esclusivamente sul complemento cosiddetto diretto, che è il primo che ci capita di trovare. E quindi andiamo di nuovo a costruirci la nostra frase facilissima con un verbo transitivo che risponde bene alla domanda chi che cosa, e abbiamo la soluzione dei nostri problemi. Quindi mettiamo, dato che volevamo mangiare, facciamo: io mangio la torta. Come sempre un soggetto, come sempre un predicato e come sempre un complemento. Il mio soggetto è molto semplice e in questo caso è un pronome personale. Il mio predicato è molto semplice, verbalissimo, voce del verbo mangiare, quindi non ci sono proprio problemi. E poi ho un'espansione. Questa espansione è introdotta da un articolo, risponde alla domanda chi che cosa, perché io mangio che cosa, la torta, quindi so già che il verbo è transitivo e quindi non mi crea nessun problema. Dato che ho un articolo e un complemento di tipo diretto, direttissimo, perché si appiccica con un articolo e non con una preposizione, e io ho chiuso il problema della mia analisi. Questo tipo di complemento, che è il più famoso, il più usato, no? Anche negli esercizi di grammatica, è quello che ci fa capire per la prima volta come funzionano i complementi, si chiama complemento oggetto, e ce lo scriviamo giù qua sopra. Complemento oggetto. Fate attenzione, non confondete soggetto e oggetto. A volte basta una lettera per cambiare completamente tutta quanta la faccenda. Il soggetto è chi compie l'azione. E se qualcuno se lo ricorda ancora, vi avevo detto la prima lezione di analisi logica, ricordatevi una cosa importantissima: il soggetto non risponde mai a nessuna domanda. E quando avevamo fatto l'esempio, io mangio la torta, chi è che mangia la torta? Io. No, la domanda non è chi mangia la torta, ma chi è che compie l'azione di mangiare la torta. Quindi fate sempre mente locale su questo e ricordatevi che il soggetto non risponde mai a nessuna domanda, è solo e esclusivamente colui che compie l'azione del verbo, punto. Non ci sono domande. Le domande sono invece relative ai complementi. Dopo il verbo, allora mi faccio le domande. Io mangio che cosa? La torta.
Se io avessi detto, non lo so, io mangio chi non è tanto elegante, io mangio il mio compagno di banco, non va tanto bene, ma vedete che può rispondere a chi e che cosa, perché può essere anche una persona, quindi può essere una persona o un oggetto, ma sempre chi, che cosa è la domanda. Complemento diretto perché si appiccica direttamente con l'articolo. Per essere proprio perfetta la frase, il verbo deve essere transitivo. Perché? Perché se io metto io vado, sono automaticamente bloccato e il mio complemento diretto non funziona più. Perché dopo metteteci quello che volete, ma deve essere un complemento indiretto. Perché io vado al mare, io vado, non so, in montagna. Vado con la macchina, ma sempre preposizione c'è. E quindi quello che seguirà non potrà essere un complemento diretto, ma sarà indiretto. Quindi vedete che il verbo è importantissimo, come sempre nelle mie frasi. Io devo sempre andare a beccare il predicato. Sempre ed esclusivamente e vedere di cosa si tratta. L'ultima cosa, e attenzione, se c'è il verbo essere, lo abbiamo già detto mille volte, ma lo ripetiamo, non si pone neanche lontanamente il problema. Perché? Perché se è predicato nominale, avrò sempre il mio soggetto e non mi cambia niente. Avrò sempre il mio predicato, ma prima di dire di che tipo di predicato devo fare tutto il mio ragionamento, voce del verbo essere mi fermo. Vuol dire esistere, stare, trovarsi, appartenere? No, perché io non mi appartengo bello, non mi trovo bello, perché vorrebbe dire tutta un'altra cosa se mi trovo bello. Esiste la frase, ma quello vuol dire trovarsi, ok? Mi guardo allo specchio e mi trovo bello, ma non ho detto quello, ho detto che io sono, voce del verbo essere. Quindi questa cosa qua è la mia copula, e quando ho stabilito che il mio verbo essere è copula, guai a farsi domande. Guai a farsi domande come sempre, perché so già che dopo la copula c'è una parte nominale. E la parte nominale non risponde di nuovo a nessuna domanda. Perché bello non è io sono come. Ecco perché non bisogna farsi la domanda. Ma perché non mi sono fatto la domanda? Perché ho già capito che quello è copula. E se quello è copula vuol dire che dopo c'è la parte nominale. Ed ecco il mio predicato nominale. Ed ecco perché non può esistere una domanda dopo il verbo essere, a meno che non significhi esistere, stare, trovarsi, appartenere. Ma se significa esistere, stare, trovarsi, appartenere, diventa un predicato verbale come tutti gli altri, e come per tutti gli altri predicati verbali, dopo ci sarà un complemento. Allora lì sì che mi posso fare la domanda, però devo di nuovo fare il ragionamento. Io soggetto, sì, non cambia niente. Sono il mio predicato, sì, certo, ma di che tipo? Io mi trovo qui? Sì. Io sto qui? Sì. Allora è predicato verbale. Ma se è predicato verbale, allora dopo c'è una domanda. Io sono dove? Qui. Se c'è una domanda, automaticamente quello che viene dopo è un complemento. Che tipo di complemento in base alla classificazione diretti, indiretti e avverbiali? C'è qualcosa qua in mezzo? No, non è introdotto da un bel niente. Prima cosa. Seconda cosa, qui. È un nome? No. È un avverbio? Sì. Allora, complemento avverbiale.
Attenzione, i complementi avverbiali sono indiretti come tutti gli altri, però solo per capire il meccanismo diventa avverbiale. Quello che ci interessa è la distinzione tra diretto e indiretto. Però gli avverbiali, anche in questo caso, non sono introdotti da niente. Ma sta di fatto che questo è predicato verbale, quindi non si pone il problema. Ricapitolando e concludendo, il verbo è transitivo, risponde alla domanda chi che cosa, e quello che viene dopo si appiccica o con niente o con un articolo.